Vito, grazie per essere a Gol su Gol. Sì. Buonasera. Buonasera, salve. Sappiamo che è molto impegnato lo Tito, perché oggi anche con il ricorso della Lazio per le partite a porte chiuse per l'Europa League. Ecco, quindi vorremmo chiedere ora di Salernitana, questa prima sconfitta che è arrivata, cambia qualcosa secondo lei in questo finale di campionato? Non è che cambia, io quello che ho sempre detto, e quando lo dicevo non voglio fare la Cassandra, ho detto che non bisogna dare niente di scontato, che ogni partita è una storia a sé, che la squadra sicuramente anche per la mancanza della presenza del pubblico non ha più un pungolo per poter mantenere alto la tensione, e che domenica mi aspetto lo spareggio, perché è una partita di spareggio dove noi abbiamo, incontriamo la seconda in classifica, sta solo appena a 3 punti da noi, mi aspetto 12.000 persone allo stadio, perché ci giochiamo al campionato, perché la gente non lo capisce questo, poi se ne renderà conto. Si aspetta 12.000 persone allo stadio? Tutto fatto, non ha posto nulla, mancano 8 partite. E domenica abbiamo la partita allo spareggio con la Pontenera, che è la seconda in classifica, a solo a 3 punti da noi. Quindi significa, se noi dobbiamo a tutti fare una grandissima prestazione, perché significa 3 a 2 e 3 a 3 il doppio di vedere il buio. Si aspetta quindi 12.000 persone allo stadio, Presidente? Come lo spareggio, quando sono venuti allo stadio... Per la storia del, se voi ricorderete, per l'ultima partita della Serie B, mi auguro che venga la gente, perché è una partita fondamentale, è fondamentale. Ecco, mi pare di capire che lei... Non aspetta più, ci mancano ancora 8 partite. Non vorrei fare la fine io come lo scorso anno, che siamo andati poi, ci siamo salvati, come ricorderete, con la parata del ricordo dei rigori del Gennarini, quando incontrammo col Marino. Vuoi ricordare? Ecco. Assolutamente sì, quindi secondo lei c'è questo rischio? Ma non è che... Scusate, io quello che vai a dire, se ho fatto una domanda, significa lei mi perdoni, di cazzo non capisce niente. E lei è un superficiale, perché significa lei da tutto per scontato. Ma lei ha visto le partite, le ultime 2 partite, abbiamo sbagliato in tutte e 2 i rigori. Sì, quindi, certo. Sì, sì. Tutto per scontato, la partita, l'ultima partita l'ho perso. Quindi nelle ultime 3 partite, 2 abbiamo, non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato sbagliando nella prima partita 3 rigori e nella seconda partita il rigore. Ce l'avevamo vinta la partita. Tant'è che sono sceso dallo spogliatoio, ho massacrato la squadra dicendo con il rigore di Montardino, che il rigore si è battuto oggi, con aria di supponenza e superficialità. Ecco, quindi, Presidente, ovviamente io non sto facendo valutazioni, sto cercando semplicemente di fare delle domande. Le volevo chiedere, questo momento, soltanto una crisi di risultati, secondo lei? Mancano 8 partite, non è scontato niente. Se tu stessi a 24 punti sopra gli altri, allora dicevo 24 partite, mancano 8 partite, chi se ne frega? Se mancano 24 non c'è problema. Certo, no, è chiaro il discorso. Le volevo chiedere, ma secondo lei è soltanto una crisi di risultati? O c'è qualcos'altro? No, ma che c'è qualcos'altro? Non è una crisi di risultati, è una crisi di tensione agonistica, una crisi di concentrazione, e il pubblico da tutto per scontare, così quella strada nella testa che scatta il meccanismo, che l'atteggiamento è quello di una squadra che non riesce, l'ultime 2 partite, non riuscirà a portare a casa il risultato, nonostante abbia avuto l'opportunità di farlo, perché le partite ce le avevo io, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo sbagliato dei rigori. Quando sbagli. Certo, gli episodi stanno condannando questa Salernitana, ma si farà sentire, si farà vedere in settimana. Gli infortuni, certo. Le critiche, chi che ha più ne metta. È un po' arrabbiato anche per i troppi cartellini? Ma certo, certo che sicuramente nei confronti dei miei giocatori, perché i giocatori che rispondono all'espulsione, che potrebbe essere in gara, certo che non mi soddisfa assolutamente, anzi. Ma bisogna chiarire anche questo, perché quando uno prende, viene espulso, paura a tutta la squadra, almeno solo a te stesso. Ma secondo lei questa squadra c'è il rischio, insomma, che metta anche a repentaglio anche l'obiettivo della promozione? Adesso io sono quando sento queste cose, e la squadra mette a repentaglio, come la squadra mette? Ma scusi, ma lei deve ascoltare, non è il presupposto che non debba mettere a repentaglio, come faceva lì? No, le chiedo, siccome la squadra ha 10 punti di vantaggio sulla terza in classifica. Ma io ascoltato che vince tutte le partite?
No, siccome la squadra ha 10 punti di vantaggio sulla terza in classifica. No, lasci perdere 10 punti, la squadra ha 3 punti sulla seconda. Non 10 punti. Bene, la Lazio sbaglia. Ha 3 punti sulla seconda. Bene, sì, no, siccome anche la seconda va in prima divisione, però lei è chiaro che vuole vincere il campionato. Lei non ha la capacità di capire, questo ve lo dico io. Lei se dice questo, lei fa un danno. Perché già dice, dove ascolta, invece lei ha 3 punti sulla seconda, perché ci sulla terza? No, è chiaro che lei vuole vincere il campionato. No, vabbè, senta, io voglio dire, ma lei da che parte sta, scusi, mi faccia capire. No, le sto facendo delle domande. Ma non è una domanda, lei dice, ma io le sto dicendo, lei segua quello che dico io, che io ti calcio penso che devo dimostrare qualche cosetta. Sta a 3 punti sulla seconda lei, e lei deve giocare sulla seconda, non deve giocare sulla terza. Vabbè, è chiaro. Partite, lei ha 24 punti, c'ha 10 punti, sono 3 partite e 10 punti, ha capito? Sono 3 partite e 10 punti, certo, sono 8, quindi se lei si mangia 3 punti, 3 partite, lei è distrutto, è morto. A questo punto diventa fondamentale la partita della Ricchi di domenica. Gigi Murante. No, siamo pienamente d'accordo, Presidente, che è importante a questo punto, ma la flessione viene fuori da qualcosa che allora la squadra ha ceduto su qualcosa. Non è che... Ancora. Ma se lei, scusi, le faccio un esempio pratico. Se lei va tutti i giorni a una mensa e fa sempre la stessa cosa, secondo lei c'è stimoli? Allora bisogna, ma siamo d'accordo, ma noi questo... pure con la lezione agonistica, con la gente che costruisce un pugno, non si dimetti nella partita con la Briglia, come scelta la squadra del campo. In quel momento la Briglia era seconda a noi, vi ricordate? Sì, e in quel momento diciamo è stata la squadra. Venga 12.000 persone e la squadra poi deve dare il fritto. Perché sa che deve rispondere a 12.000 persone, se arrivano 3.000 persone, allora mi dice, vabbè, tanto c'è il problema, poi tutto il pubblico sempre, non c'è il problema, stiamo a 10 punti, e poi ci troviamo come l'anno scorso, che ci siamo salvati con i colori parlare agli Annerilli. Vabbè, allora abbiamo capito, è solo un problema di pubblico, se ci sarà la cornice di pubblico, allora la squadra reagirà a questo punto. Certo, no, problema di stimoli. Se ci saranno i 12.000 daranno gli stimoli giusti a questa serenità. Comincia a dire dove vince, dove le fa, dove questo, dove voglio vedere chi si sottrae. Perfetto, ma credo che questo sia stato sempre detto. E la paura era che avessero una flessione proprio adagiandosi sul grande vantaggio che avevano, in considerazione che era una squadra che era la migliore in assoluto, detta da tutti, no? Voi stessi, ancora adesso, state dicendo, non c'è problema, stai 10 punti dalla seconda, quindi il problema ancora non è capito. E la mente di qualche giocatore, che io l'altro giorno, l'ultima volta, quando stavo in casa, non l'ultima domenica a Capobasso, ma la penultima, a me si attaccava al muro quando mi ha detto questa cosa. Perché però mi ha chiamato qualcuno e mi ha detto, Presidente, come al solito lei c'aveva ragione, no? Io non credevo che aveva ragione, ma io vedo l'atteggiamento dalla squadra subito, no? Vabbè, in questo è stato chiaro, sulla squadra è naturale che agisce lei, come allora, il pubblico farà il suo dovere come credo abbia fatto sempre. La squadra, ti ricordi quello che dico io, ha le possibilità per poter vincere il campionato, no? Perfetto. Perché ha la qualità. Però ti ricordi, quello che succede? Primo, è saltato il portiere. Chiaro, senza togliere niente al portiere che c'è adesso, che è bravo. Però, tanto è saltato il portiere. Poi all'improvviso si squalificano 2-3 giocatori. Sì. È chiaro? Sì. E allora devo capire anche del resto, devo capire l'infortunio, devo capire qualsiasi cosa. Devo capire che sta prendendo qualche rigore contro, ma che rivede tutto. Allora che vuole fare? Vuole avere certezze o vuole avere vivere sulle le ipotesi e sulle adagiarsi sull'alloro quando senza. Senza avere la certezza del futuro? Ma senza dubbio, noi siamo convinti che questa squadra ha tutte le possibilità e credo che il pubblico abbia comunque dimostrato fino ad oggi di dare tutti gli stimoli necessari. E sicuramente domenica risponderanno all'appello che lei ha sempre fatto. Il pubblico è andato scemando, ha fatto come i gamberi,
se guardi i cosi, non il nome, e gli stessi alcuni ispettori che sono sempre presenti e che io ringrazio, sono presenti sia in casa che fuori casa, ma che comunque sono sempre presenti, che io ringrazio e che rappresento lo zocco duro della Terminama, se loro stessi hanno detto, beh, così non va bene. Perché una squadra che vede che meno male se fa bene, quando io dice guardate che questa è una squadra che ha bisogno di stimoli, ha bisogno di gente che la sostiene, ha bisogno di che la faccia sentire importante e comunque che deve mostrare sempre, perché devo dire, devo dare una risposta al pubblico, per quanto ne arrivano 3.000 persone, per una cosa ne arrivano 12.000 nell'altra, quelli che è diretta la musica. Vabbè, ma siamo d'accordo, ovviamente, allora, quando più ne vengano senz'altro è meglio. La partita di domenica venissero 3.000 persone, che bene vuol dire? E che non è il problema, se la vede solo in testa, siccome lei viene che non serve a niente questo, benissimo. Poi è così, poi dopo, non date per scontato nulla, già l'ho detto 100 volte io, non date per scontato nulla. Ma qui non si dà nulla per scontato, si ragiona semplicemente sul valore della squadra, che anche lei ha detto è sempre alto. C'è il valore pratico. Sì, ma di pratica è qua. Una carta sono deboli che prendo. A noi che nella Lazio c'è una 4-0, ci ha fatto squadra che sulla carta sono molto più deboli. Ma questo è il gioco del calcio, oltretutto, no? Lei me lo insegna. Allora vedi che tu amici è più forte, più sicuro, non è sicuro niente. Lei l'ha riscontrato, che se tutto ha vinto la Intercampionale, tutti hanno riscontrato l'Intercampionale, non è così. Ma non si dà, quasi non si dà. Non è dito, ancora non avete capito. Oh. No, ma noi abbiamo capito, no, Presidente, lei sta ripetendo troppo spesso che non capiamo. Ma noi abbiamo un minimo di intelligenza che ci fa anche ragionare. Credo che lei la stia mortificando una continuazione. Noi stiamo ragionando in modo elementare. E stiamo capendo benissimo, abbiamo capito qual è il momento. E cerchiamo di dare la spinta giusta per poter motivare anche questa squadra, ma senza dubbio non diamo nulla per scontato. Sono le persone allo stadio, perché un conto di stimoli che può dare l'allenatore e il presidente lo dà, perché altrimenti sarebbe arrivato già arrivati, e il conto di dover rispondere, una squadra che deve rispondere a una miriade di persone che sta presente allo stadio, che vincono, che sostengono, che comunque a voi devono dare una risposta con i fatti, no che gli chiacchiere. Perché posso dire, io sono bravo, li sono forte, li sono qui, io non ci amacco la porta e poi perdi. Quindi sono necessari. Che è successo domenica? Che ha perso 1-0, continuo, vedi? Che è successo domenica fa? Che è sbagliato il rigore? Che è successo domenica fa? Che è sbagliato tre rigori? Vabbè, ma i rigori li hanno sbagliati, ma non penso li abbiano sbagliati perché il pubblico c'erano 3.000 persone, non 12.000. No, aspetta, posso dire una cosa? Sì. A ragionare così, tanto stavo sempre al suo discorso. Vabbè, ma lei ha la sua posizione e io permetto di avere la mia in una democrazia e libertà di pensiero, credo, no? Giornalista, io faccio il presidente della squadra di calcio. Perfetto. Io ho dimostrato che capisco qualcosa di calcio, lei parla di pallone, io parlo di calcio, che è una cosa diversa. Il calcio per pochi, il pallone per tutti, che è una cosa diversa. Va bene, Presidente, lei ha questo pensiero, io penso di stare da 35 anni nel mondo del calcio e di capirne qualcosina. Lei al suo modo, io al mio modo. Dire che in questo momento la squadra ha bisogno di sostegno. Ma di questo siamo convintissimi, quindi l'appello è questo. Ne parla di valore, perché ne parla di formazioni, dicendo la squadra è più forte, è un'altra cosa. La resa della squadra non è legata solo alle potenzialità, è legata alla capacità di esprimere le potenzialità. E la capacità di esprimere le potenzialità passa attraverso tre concetti: la concentrazione, lo spirito del gruppo e il sostegno esterno, il fungo di un pubblico che gli dice guardi la Juve, lo stadio che ha fatto qua. Ma quindi è una delle tre componenti, da quello che dice lei, il pubblico. Le altre due componenti credo che siano crollate. La componente più importante, perché la Juve, con lo stadio, quanti punti ha guadagnato, quante squadre sono uscite in mezzo dal coso, dal suolo delle Alpi. Guarda per lì. Ma è la Juventus. Questa è la Salernitana. La Salernitana che gioca in C2. Ma che c'è? Non c'entra neanche questo. Ma senta, non perde tempo, Presidente, assolutamente, allora, grazie, non stiamo perdendo anche noi. Perché la Serie A è uguale, in promozione, quella gioca in prima squadra, in Serie A, questa gioca in C2, non cambia niente, è lo stesso, no?
Allora, vabbè. Presidente, a noi fa piacere ospitarla al telefono. Avevamo soltanto, ecco, prendiamo atto del suo appello che serve più gente allo stadio, più pubblico allo stadio. No, la cosa che le chiedevo detto, prima è che siccome una squadra che non perde da quasi sei mesi. C'è lo spareggio, domenica, c'è lo spareggio, che ha un significato importante, perché lei gioca, lei, visto che è salernitano, gioca con la seconda in classifica, che sta a tre punti, mi sembra di vedere la storia del Marino, cioè, sta a tre punti da voi, e quindi stando a tre punti dalla Salernitana, bisogna che la squadra faccia una grandissima prestazione, e lo può portare un esempio della briga. E ho detto voi, meno prima meno due volte, perché? Perché è fondamentale, non solo per il risultato, che è fondamentale, perché tre a togliere le punti e tre a mettere sono sei, devo portare la seconda, ma significa la squadra riprende lo spirito giusto, la concentrazione giusta, il tempo giusto, lo stimolo giusto, ha capito? Se perde domenica, siamo del gatto. No. Presidente, è chiarissima la sua posizione. Le volevo chiedere un'ultima cosa, Presidente. Mi ascolta, le volevo chiedere un'ultima cosa. Si farà sentire o vedere in settimana in vista di questa partita così importante? Quello che devo fare io lo faccio. Davvero, lo faccio. Io sono in contatto quotidiano, le cosa. Il direttore sportivo per tutti i giorni. Ha capito, tutti i giorni. L'ho detto tre volte al giorno per telefono, per tutti i giorni. Perché può... Ok, no, in vista di questa partita così importante. Mi ha detto, vuoi dire, ci avrei detto, non ho sbagliato perché l'altro perché ha difeso la squadra quando io sono andato, quando, non domenica questa, l'altra domenica, io sono andato al tuo spogliatoio, eravamo usciti 1-1 e io ho fatto una, ho dato una torturata alla squadra perché ho detto, loro, ma i pensieri di rigore così, eravamo sbagliati, cioè che era, quando abbiamo sbagliato il rigore, Montechino ha sbagliato il rigore, sono entrato dentro la buia, gli ho detto, perché ho già visto le avvisaglie, ma io, diciamo io faccio lo spettatore, sono il presidente, che faccio? Arrivo allo stadio, trovo lo stadio semivuoto, perché questa è la storia, l'atteggiamento psicologico, credetemi, lo dico tutta questa, io che venivo da Roma, dico, ma faccio, passo, ma vengo lì, mi trovo lo stadio semivuoto, ho detto, ma io, vedi, sono credito, perché se non, non c'è, se io mi parto a Roma, venivo, beh, testa, quindi, praticamente, e nella testa del giocatore, parto lo stesso principio. E allora tu lo devi invece, come se farle il rush finale, le devi spungolare, dimostrargli che di stimolo, gli devi stare addosso, e dicevo guarda bello che qui non per giocare, che qui dove stava a fare i sacrifici, veniamo ostiato, non mangiamo, non cosiamo, che veniamo ostiato, devi dare risposte sul campo. Ma che non è il problema? No, che abbiamo vinto, abbiamo risolto, non te lo stiamo a cibo per stare la squadra, no, no, mi hai capito perché non hai vinto, la matematica vince. Certo, no, ma è giusto che lei da Presidente dica queste cose, però noi Presidente, noi non scendiamo in campo, noi non diamo nulla per scontato, è la squadra che deve vincere, non siamo certo noi. Va bene, questo è il messo, certo non è che sono tutti contenti, noi siamo lì, Adesso è questo che si è resi conto, no? No, mi scusi, no, non ho sentito Presidente. Ho detto non è che tutti siano contenti, noi siamo lì, no? Ma a chi si riferisce? A tutti quelli che partecipano al suo campionato. Ah beh, certo, dà fastidio la Salernitana lì su. Io per lei ha capito, non tutti sono contenti che noi siamo lì, e come tale quindi noi dobbiamo con le unghie e con le denti mantenere questa posizione. E la posizione si mantiene solo con l'unione, fatta dalla squadra, dallo staff vecchio, dalla società e dal pubblico. Certo. Se no ti mangiano, sei del gatto. Va bene, grazie Presidente. Prego. Grazie per questo intervento. Insomma.